L'idea è della circoscrizione Picone Poggiofranco di Bari e ha visto l'adesione di cittadini e ragazzi, in particolare della scuola media Tommaso Fiore e dell'istituto Marco Polo. Parliamo del mercatino del Baratto, che si è tenuto domenica 10 novembre al Parco Don Tonino Bello di Bari. Gli studenti del laboratorio musicale del Marco Polo, coordinato da Raffaele Nicolì, hanno lietato la manifestazione con brani talvolta anche divertenti. In porto tre route, io guido la peccata. Un tre route rapio oggi, la peccata te la piace. Asceni guattamari, e alzo le 4 di mattina. E tocco uno di 4 e 10, a volte mi sveglio anche più tardi. E poi vado a mercato, quello da mercato. Abbiamo chiesto ad alcuni espositori cosa avevano portato da barattare e cosa pensavano dell'iniziativa. Certo, allora noi abbiamo portato DVD originali acquistati alla Feltrinelli e carte Pokémon ovviamente, perché mio figlio non gioca più e quindi li vogliamo barattare. Io ho portato ricordi, ho portato oggetti giocosi, ho portato libri che hanno dentro una storia, ho portato pezzi di memoria. Grazie. L'iniziativa è qualcosa che nessuno ha mai fatto e secondo me è una cosa che potrebbe andare avanti. Coinvolge tutti, attirare molta gente, coinvolgere più persone, un target comunque di varia gente. Tra le edizioni anche quella di Andrea Mori, presidente della COP Progetto Città. C'è Progetto Città, che ha fatto per questa iniziativa? Abbiamo dato una mano per i tavoli e per le sedie. Ritieni che debba crescere questa iniziativa? Assolutamente sì, perché è un segno di vitalità, di gente che si ritrova, di piazza, che si ricrea. Un primo bilancio ad opera di Giuseppe Vallori, consigliere di circoscrizione. Questa è un'iniziativa che verrà ripetuta il 15 di dicembre in tema natalizio. È un'iniziativa che è rivolta soprattutto alle scuole e anche ai cittadini. Insomma, un'iniziativa che parte con buoni auspici e che merita di essere sostenuta. Appuntamento allora al 15 dicembre, di nuovo al parco.